Buongiorno ragazze, bentornati in un nuovo video. Allora, sono le 10:30, non voglio mettervi ansia perché sto sempre a tutta velocità, tutto di fretta. Praticamente oggi per me è venerdì, sapete, le pulizie belle fonde, infatti appena finito, mi sono appena fatta una doccia. Lasciamo stare i capelli che li ho legati, li devo lavare, devo fare l'antigiallo, ragazzi, di qui non c'è, non me ne esco. Comunque vi volevo far vedere un pacchetto che mi è arrivato, che mi sono comprata. Mi sono fatta un piccolo regalino, una collanina, questa qua di Stroli, guardate quanto è bella. Aspettate. L'ho girata per farvela vedere meglio, comunque l'adoro. In argento con, non ricordo, queste pietre. Comunque mi piaceva, volevo una collanina lunga argentata. Ce ne sarebbe anche un'altra che ho ordinato, dicevo, che ho ordinato alla gioielleria di fiducia dove andiamo noi. E dovrebbe arrivare tipo lunedì. Però è dorata di Boccadamo, non so, sono in vena di... Me la faccio qui perché intanto sto preparando il pranzo, basta un po', e di Boccadamo stavo dicendo, e quindi l'ho fatto ordinare perché online non la riesco a trovare ed è stupenda, magari se mi ricordo ve la metto qui, insomma, sono in fissa con delle collanine ultimamente, sapete io con i gioielli non sono molto fanatica, però poi quando mi fisso su una cosa la devo avere. Oggi sto preparando un bel pranzettino, oggi faccio quelle vongole grandi, come si chiamano? Con gli scampi anche, faccio un bel risotto, i frutti di mare, ecco. Mi sto con le vongole veraci, mi sembrano che si chiamino così, oppure hanno un altro nome, e due scampi, quello che avevo nel congelatore, ho tirato fuori e li ho messi così. Di oggi un bel risotto, ho lavato a terra, ho fatto tutti i servizi, ho già messo l'asciugatrice, un'altra lavatrice... i tappeti, le solite cose. Adesso sto aspettando che si asciughi di là perché mi divido zona notte e zona giorno. Prima faccio una, poi l'altra. Cambio ovviamente l'acqua. E quindi adesso sto aspettando che si asciuga di là. Qua è tutto a posto, ho già chiuso tutto. Che la mattina mi piace areggiare, mi piace tenere aperto per un po'. E qua è caduta la lucina, tra l'altro. Tutto di fretta, ragazze, sempre di fretta. Perché ora devo andare... vado a prendere il caffè con le mie amiche, ormai è un appuntamento fisso, diciamo che ne approfittiamo quando c'è il sole, perché quando piove con i bambini piccoli, perché la mia amica è una bimba piccolina, quindi a volte non scende, e quindi ne approfittiamo per stare un po' insieme, andare a comprare la frutta e il pane insieme, ecco, stiamo un po' insieme, perché la vita da mamma è anche questo, non solo lavare, stirare, cucinare, ma è anche godersi un bel caffè, e niente, quindi... Oggi questo ha ordinato online perché se vi ricordate il regalo, non so se ve l'ho detto, per il vestito di carnevale per Christian, praticamente l'abbiamo visto sul sito della Disney, però lo volevo vedere, proprio volevo toccarlo perché viene comunque 50 euro, non è pochissimo, di solito prendevo quelli di H&M che sono bellissimi, fatti bene, costano anche poco, solo che quello che vuole lui mi sembra Iron Man, mi sembra sì, fa male sempre il braccio. Quello di Iron Man sul sito di H&M non c'è e quindi l'abbiamo trovato sulla Disney, su Amazon c'era, però non erano fatti bene. Si è innamorato insomma questo qua della Disney. Poi vabbè, gli ho detto vabbè piccolino, noi, devo dire la verità, i vestitini di carnevale, Christian, ma anche Alessia e Noemi quando erano piccole, li ho sfruttati tantissimo, quindi lui, Christian, ogni giorno mette per giocare, si traveste, una volta Spider, una volta Hulk, una volta... Superman, insomma, li utilizza, quindi poi ho preso 7-8 anni perché al 5-6 ho paura che è piccolo. E allora quando siamo andati al Campania avevo guardato al negozio che prima era Disney, adesso non è più Disney, quindi non è c'era ma non era lo stesso, poi veniva anche 59,90, non c'era la mano che faceva effetti, rumori, insomma, quello là della Disney era fatto decisamente meglio, allora ho detto no, prendiamo online, e quindi ieri sera gliel'ho comprato e nulla, qui intanto spengo tutto perché è ora di andare, altrimenti si fa tardi, tra l'altro oggi Alessia esce anche prima, quindi tempo del caffè, mi vado a comprare un po' di frutta, il pane ce l'ho e poi qua c'è i sacchi per raccogliere la plastica,
E devo bere un po' perché ho una sete. Sono un po' stressata, ma stressata tra virgolette perché è sempre tutto un orologio. Oggi poi il venerdì sapete quanto è incasinato. E quindi è tutta una corsa per prendersi quella mezz'oretta per sé, però non fa niente. E niente, quindi adesso bevo un pochino, mi metto le scarpe e poi mi rilasso con un bel caffè e due chiacchiere. Tornata a casa. Sono andata appunto a prendermi il caffè con le mie amiche. Ho già acceso i fornelli perché sono sempre in ritardo. Poi Alessia mi ha chiamato: mamma, non vengo a pranzo, rimango con le amiche, vanno a mangiare il sushi. Però tornerà, l'appoggio qua, tornerà insieme a mio marito e i bimbi. Comunque, sono andata al Conad per prendere il riso perché mi sono andata a vedere, sono andata a controllare e mi sono resa conto di averne veramente poco, quindi ho preso il riso. Già che c'era, ho preso anche la carta argentata, che l'ho quasi terminata. Il mio barista, che là era segnato, che tra l'altro è un'offerta, però voglio controllare. Oh, è davvero un'offerta, quindi vuol dire che invece di 3,19 c'era uno sconto di 40 centesimi, l'ho pagato 2,79, quindi vado a prendermene altri 2-3 in questi giorni, perché altrimenti poi scade l'offerta, appunto. Ho preso per la prima volta, non li ho mai provati, me ne parlano tutti benissimo, però mi sembra che hanno un prezzo un po' elevato, 3,69 euro, 3,99 addirittura, 3,69. Non li ho mai provati, kiwi gialli, quindi ero molto molto curiosa. Vedremo, 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 ero molto curiosa. Qui ho quella verde che io adoro i kiwi, quindi però era ispirata, ho detto, me li sono trovata davanti, ho detto prendiamoli, proviamoli. Poi ho preso le castagnole, oggi vicino al caffè prenderemo anche le castagnole, ormai è periodo e quindi ci stanno. E l'ultima cosina è la pinzetta, perché ho 3-4 pinzette, nessuna funziona più, quindi mi serviva con la massima urgenza perché ho visto dei peletti che mi danno fastidio, quindi sono uscite con dei peletti che odio e quindi l'ho presa, speriamo che almeno funzioni. Poi sono andata, questo è il Conad, poi sono andata a un negozio che si chiama Mary Fashion, noi lo chiamiamo tutto 5 perché costa tutto 5 euro, poi ogni tanto capita che mettono le cose a 10-20, ma cose un po' più, diciamo, un po' migliori, ma c'era questo maglioncino così carino, morbido, over, è veramente carino. E poi di Montecervino Collection, devo dire è un marchio, cioè non è un marchio, però sono non cose cinesi, almeno credo. E è un maglioncino over, sono taglie uniche, quindi mi piaceva anche perché sono andata a vedere quando ho fatto ordine, guardate com'è più bella la collanina con questo maglioncino nero, spicca di più. E quindi sono andata a vedere appunto nel mio armadio e mi manca proprio il nero. Strano perché io il nero di solito molte cose di meno, però maglioncini così ne ho pochissimi. E niente, quindi adesso mi concentro sul pranzo, metto sul riso perché questo qua ho preso anche quello con la cottura breve, 12 minuti, ma mi devo un attimo spicciare perché si è fatto tardi. Anche perché ne ho approfittato, visto la bella giornata, ho voluto camminare un po' perché sennò uno sempre in macchina, non c'è mai modo di camminare e fare due passi, quindi ho fatto un po' tardi. Niente, ragazzi, io adesso metto giù e ci aggiorniamo dopo. Una tisana, il solito appuntamento con la tisana non può mancare e quindi Alessia è andata al corso d'inglese, poi l'andiamo a prendere e andiamo a comprare le candeline perché le voleva scegliere lei e quindi andiamo insieme e dopodiché torneremo a casa e poi devo portare a Noemi a Ritmica. Ciao.
c'è un via vai il venerdì che io solo il pensiero, guardate, sali, scendi, avanti, indietro, spogliati, rivesti, metti le scarpe. Comunque in tutto ciò la cosa positiva è che ho messo sulla cena. Stasera faremo il coniglio alla cacciatora. Non sono solita comprare il coniglio e quindi ce l'ha regalato uno e lo faccio alla cacciatora. E niente, quindi questo, cena messa su, i capelli se riesco a farli stasera è bene, altrimenti se ne parla domani mattina. Domani poi sarà il compleanno di Alessia, quindi stasera devo anche fare, o stasera o più tardi vedrò di fare i cupcake, perché domani mattina li vuole portare a scuola. Stavo dicendo all'asilo, qua l'asilo ormai la signorina va al liceo e quindi hanno l'usanza che chi fa il compleanno porta un dolcino, quindi vogliamo fare i cupcake con sopra le gocce, non le gocce, gli Smarties, quindi farò quelli stasera o adesso, vediamo. E niente, sono arrivata a casa. Ragazze, è sera, oggi non vi dico la che giornata, comunque ho provato il maglioncino, devo dire che è carino, è over, è semplice, non si tocca. Comunque abbiamo fatto i cupcake, non sono riuscita a registrare, poi no, Cristian, è la solita ricettina, quindi non sono stata qui a farvela vedere di nuovo per l'ennesima volta. È sempre la classica ricetta che faccio con i 7 vasetti. E la differenza è che non l'ho messa nella teglia grande, ma l'ho messa dentro i pirottini, quindi questo è il risultato. Guardate che carini. Poi una volta raffreddati ho messo uno strato di Nutella e gli Smarties, e questo. Ora aprirlo, vediamo anche. Buongiorno, è il giorno dopo, oggi è il compleanno di Alessia. Stamattina mi sono messa a fare i capelli, ho fatto l'antigiallo, le maschere, solite cose. Il pranzo ho messo su, oggi ho messo, preparerò, c'è piccolina a casa, oggi è sabato appunto, e oggi faccio gli pizzoccheri e devo andare a prendere la fontina l'asiago. Perché sabato? L'asilo e le elementari no, le medie e le superiori sì. E niente, stavo dicendo, vado a fare una piccola spesina, mi servono dei detersivi, questo per terminare, alcuni finiti. Perché per le scuole si devono fare più cose. Ah sì. E quindi usciamo. Oggi il tempo è nuvoloso, però ci sono 11 gradi e mezzo, quindi tutto ok. Stanotte a mezzanotte siamo andate vicino adesso che già dormiva stanca, e abbiamo cantato la canzoncina, abbiamo fatto una bella tirata di orecchie, 14 tirate di orecchie. E io? Tu dormivi, amore, non ti vorrei svegliare. Gliele fai dopo le tirate di orecchie, va bene? E gli abbiamo fatto dei regalini. Sto mangiando una gomma, sono queste qua con vitamina C, sono buone. E niente, quindi oggi festeggerà con le amiche, stasera andrà in pizzeria e la porterò dal parrucchiere. Mi ha chiesto che vuole andare, ha detto che vuole andare dal parrucchiere, vuole farsi ricci, chissà, vediamo un po' cosa succede. E niente, quindi questa è la nostra giornata, oggi staremo dietro a lei come sempre, come tutti i miei figli giustamente, in nessun programma in particolare. Ecco, appunto devo andare a ritirare solo la torta e ritirare i palloncini, ho fatto fare i palloncini con il numero e devo andare a ritirare oggi e basta. Stasera credo che ci mangeremo una pizza, non ho idea di veramente i programmi per noi adulti, ecco. L'importante è che festeggiano i ragazzi e basta. Quindi vado a fare un po' di spesa e noi ci aggiorniamo dopo.
casa, sono andata all'MT e al Mystery Sparm, ho preso cose molto molto generiche, ovviamente non potevo non prendere i brezel che andremo a mangiare adesso, carote, faccio vedere molto velocemente, ho trovato, non l'avevo mai notata, la scarola già lavata, quindi comoda, ovviamente la vado sempre a risciacquare, però comoda, fanno una nuova veloce, ne ho prese due belle scarole grandi, dov'è l'altra? Vabbè, sarà sotto. E poi la baguette, ho preso anche la rucola da tenere sempre nel frigo, così ho preso degli affettati tipo carpaccio di bresaola e anche del prosciutto cotto, due buste di parmigiano, questo grattugiato italiano, due perché mi servirà, una me ne serve quasi tutta intera adesso. Una confezione di lenticchie per Chris, ovviamente. Poi Chris ha visto sempre questi ciucci che glieli darò solo se mangerà. Poi questo qui che è per il bagno davanti. Poi ho preso anche la Milka. Guardate qua, quella gigante con le noccioline, con le nocciole intere. Stasera davanti ci posso perché ovviamente non posso non prenderla. Questa è la seconda busta di parmigiano, simil parmigiano. Ho preso un roll vicino a casa, la seconda busta di scarola. Ma come? Tu sei pure. Ma no, non toccare, questo è per il bagno. Poi ho preso le banane. Tagliatelle. Lasagnette si chiamano, vabbè. Tagliatelle per domani. Sarà domenica, sempre vicino al caffè, se arriva qualcuno ho preso questi cubetti di cioccolata, sono wafer al cioccolato, una confezione di uova piccole perché non c'era, c'erano solo queste, ovviamente lievito e tonno, questo è l'MD, questi i coriandoli li abbiamo presi dai cinesi mi sembra, questi li abbiamo fatti vedere al Mystery Sparm, c'era in offerta la Pepsi, ok. Qua serve i tri perché ragazzi ho comprato quello della Cif, ho preso un altro che non ricordo quale brand, non mi piacciono per niente, rimangono gli aloni, non mi piacciono e quindi ho ripreso questo che sì, Cristo si è fatto comprare il quaderno del Napoli. Poi ho preso la ricarica del detersivo per i piatti che avevo terminato, mi serviva anche il balsamo ma non c'era di questa linea qua, ho preso solo lo shampoo per il momento perché io l'adoro, guardate stamattina mi sono lavati i capelli con il balsamo di questa linea ma cioè sono troppo morbidi, corposi, tutta la linea è spettacolare. Poi spugne che anche questa avevo terminato, ultime due cosine, questo spick and span al sapore al marsiglia e musco bianco che è fenomenale e forchette. E questa era la spesina. Ora metto su il pranzo e dopo ci vediamo dopo. E voilà!